Buonasera e benvenuti nella mia cucina, la cucina da tavola con Silvia. Ragazzi, questa sera vi faremo la ricetta della salsa agrodolce. Abbiamo fatto gli involtini primavera e ovviamente Sì. involtini primavera e salsa agrodolce vanno insieme. Come cacio e pepe, Come non è. cacio e pepe, sì, esatto. Allora, di cosa abbiamo bisogno? Di un pentolino, di mezzo bicchiere di acqua, più o meno la quantità di un bicchiere normale, a metà. Beh, comunque tutti quanti avete bicchieri da acqua in casa, quindi la metà di qualsiasi bicchiere, ok? L'altra metà la riempite che ridi. Rido perché Meno incartata, dici sì. un pochetto, ok? L'altra metà la riempite con succo di pomodoro. Il gioco è fatto. Poi abbiamo bisogno di sale, di fecola di patate, di zucchero, della forchettina della nipotina. Questa la userò, sapete perché? Perché così non faccio rumore. Ok. E di 2 cucchiaini di aceto bianco o di riso o aceto normale o aceto di mele, un aceto, punto. Qui ho messo un pochino d'acqua, diciamo 5-6 cucchiai. Immediatamente andrò a mettere un paio di cucchiaini di fecola di patate. Ecco qua. Vado a mescolare. Io stavo arrivando lì e tu lo Hai togli. visto? L'ho fatto apposta così Sì, tempari. brava. Tempari. Vado a mescolare e lascio così, ok? Nel frattempo vado a mettere la nostra acqua e pomodoro nel pentolino. Aggiungo pizzicotto di sale, aggiungo 2 cucchiaini di zucchero, se volete potete mettere quello di canna, e l'aceto. Sui fornelli ci vediamo tra poco. Eccoci qua, a questo punto, usando una frustina, mettiamo giù acqua e fecola. Addenserà immediatamente, se la vedete troppo densa, ovviamente io mi sono scottata. Abbassiamo la fiamma, mettete un altro goccino di acqua, come andrò a fare io. Assaggiate, perché a tanti piace un pochino più dolce, a tanti piace un pochino più salata, quindi aggiustatela come volete e poi servitela con gli involtini primavera. Metto un goccino d'acqua ancora. Sì, anche perché anche io l'ho vista un po' più densa a volte e a Esatto, volte meno densa. esatto. Eccola qua. E questa è la giusta consistenza. Vedete? Perfetto. Ora l'assaggio anch'io perché giustamente ogni volta è diverso anche secondo la ciliegia del pomodoro, no? Quindi vado ad assaggiare. Infatti c'è un po' più d'aceto. Come dolcezza ci siamo assolutamente. Ok. È caduto di tutto, ma non fa Di niente. tutto, solo la bottiglia. Ah. E poi la potete servire tranquillamente. E poi la potete utilizzare per i vostri involtini di primavera. Ci vediamo alla prossima ricetta. Ci vediamo alla prossima ricetta.